Incredibile retroscena sullo sfogo di Massimiliano Allegri, dopo la finale di Coppa Italia. Vi siete chiesti cosa sia davvero accaduto, dietro le quinte di quel clamoroso episodio, che ha segnato la fine dell'era Allegri alla Juventus. Allacciate le cinture e rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Massimiliano Allegri, una delle figure più carismatiche del calcio italiano, ha sempre saputo gestire la pressione con classe e determinazione. Tuttavia, dopo la finale di Coppa Italia, è emerso un lato inedito del mister bianconero. Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Allegri ha confessato di essersi vergognato per il suo comportamento durante una telefonata avvenuta alle 8 del mattino successivo alla partita. «Mi sono vergognato», ha detto Allegri, riferendosi alla lite con Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport. Cosa ha scatenato questa reazione così forte? Sembra che i mesi difficili e la tensione accumulata abbiano giocato un ruolo cruciale. Allegri, noto per il suo temperamento istintivo, ha ammesso di aver sbagliato e si è scusato personalmente con la redazione di Tutto Sport. Zazzaroni ha spiegato come Allegri abbia riconosciuto l'errore e abbia cercato di rimediare, consapevole di aver ceduto nei suoi modi. Ma c'è di più. Allegri avrebbe agito in modo strategico durante l'episodio, seguendo una lezione appresa da Olivieri a Coverciano. Quando si è spogliato, lo ha fatto in modo strategico, doveva fermare la partita, ha rivelato Zazzaroni. Un gesto studiato, quindi, ma che non ha comunque evitato le critiche e il disappunto. Il mister, che ha vissuto 3 anni molto difficili, ha cercato di mantenere il controllo, ma la pressione è stata troppo grande. Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto. È chiaro che, nonostante i guadagni elevati, anche i grandi allenatori come Allegri sono esseri umani e possono cedere sotto la pressione. La sua reazione istintiva, purtroppo, ha offuscato un momento importante e ha mostrato quanto siano difficili da gestire certe situazioni. La sua ammissione di colpa e le scuse pubbliche sono un segno di grande umiltà e consapevolezza, ma l'episodio resterà comunque un punto controverso nella sua carriera. Lo sfogo di Allegri dopo la finale di Coppa Italia ci mostra quanto sia complicato il mondo del calcio ad alti livelli. La tensione, le aspettative e la pressione possono portare anche i migliori a perdere il controllo. Tuttavia, la capacità di riconoscere i propri errori e di chiedere scusa è ciò che distingue i veri campioni. Ciao e alla prossima notizia!